In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Booksprint Edizioni, è con noi Giuseppe Crapanzano. Ciao, benvenuto. Grazie a voi. L'Istria di Gina, le foibe e l'esodo. L'Istria di Gina è un'Istria che tu ci fai conoscere grazie a questo libro. È una realtà che è stata tenuta nascosta nei libri di storia per troppo tempo e che finalmente inizia a venire allo scoperto. La chiami l'Istria di Gina proprio perché tu ne fai una testimonianza con questo libro tramite una vera e propria intervista che hai fatto in più momenti a Gina, una donna che ha vissuto questi momenti di terrore e di sterminio soprattutto. Raccontaci. Una signora principalmente coraggiosa, perché anche se dopo tutti questi decenni però ha avuto finalmente il coraggio di dire quello che è stata la storia che lei ha vissuto e che parecchi altri, decine di migliaia, centinaia di migliaia, perché sono alle foibe ha fatto seguito l'esodo, cioè fuggite da quella terra per evitare di essere infoibati, ben circa 350.000 persone, quindi è una portavoce fra l'altro di una verità storica, non si sa perché, oppure sappiamo perché, tenuta nascosta. La signora Gina ha voluto parlare di questi fatti che sono successi a lei, e non solo a lei, perché ha parlato anche di altri avvenimenti successi ai vicini di casa, agli amici, alle amiche, ai fatti che hanno coinvolto tutta quella popolazione, proprio per dare una testimonianza storica. E proprio prima di cominciare l'intervista la signora dice: prima di cominciare, proprio sono le parole che dice, prima di cominciare io devo dire che dirò tutta la verità, puoi scrivere o registrare quello che vuoi, quello che ti dirò è la pura e santa verità. Comincia così l'intervista. Tra l'altro è divisa in più momenti, proprio in momenti vari in cui c'è stata l'intervista. Sì, io l'ho divisa in quattro capitoli, perché siccome parla di diversi fatti, ovviamente ho cercato di assemblarli per ogni capitolo a secondo della cronologia dei fatti. E infatti comincia da quando era piccola, i fatti che sono successi, non so, man mano, e poi fino alla fine, il quarto capitolo, che parla dei lavori forzati, quando invece erano lavori forzati ma erano definiti lavori socialmente utili, la costruzione di della ferrovia, per esempio, che portava che andava a Sarajevo, quindi in Bosnia, e raccoglievano i partigiani titini, questi giovani in modo particolare, organizzavano dei gruppi giovanili e li mandavano a fare questi lavori come lavori socialmente utili. Erano lavori forzati, tant'è vero che non tutti ci volevano andare spontaneamente, solo qualcuno, e la stragrande maggioranza era costretta ad andare, così come era costretta a fare altre cose, ad andare per i boschi a portare il cibo ai partigiani titini. E c'è pure la differenza all'interno dei partigiani, perché erano 14 etnie e con 4 religioni diverse, tutte in periodo di guerra, tutte l'uno contro l'altro armato, senza carità, che non possiamo dire carità cristiana, data la differenza anche della religione, ma carità umana, assolutamente. La carità era la considerazione dell'altro, era un qualcosa che non riguardava nessuno di tutti quelli che sono stati l'uno contro l'altro. Tra l'altro è una realtà che è molto difficile, ed era finora molto difficile da scoprire, perché nessuno le parlava, tanto da un punto di vista dei libri di storia, proprio di quello che ci insegnano, quanto perché evidentemente non c'erano realmente le testimonianze disposte a raccontare. La stessa signora Gina, tu mi dici, in un principio non parlava con nessuno, poi alla fine si è decisa, dopo tanto tempo, a parlare con me e a raccontare tutta la verità, perché ha voluto lasciare questa memoria prima.
ha voluto che la storia non fosse completamente infoibata, come hanno detto anche i ragazzi alcuni ragazzi incontrandoli così con l'incontro con l'autore che si fa spesso nelle scuole. I ragazzi nella loro recensione hanno detto è stata una verità infoibata. Ecco, la signora ha voluto defoibare questa verità che era stata nascosta, tenuta occultata per tanti decenni, e ha voluto finalmente, prima di lasciare questa terra, ha detto: io voglio lasciare una testimonianza, ormai non ho paura di niente e di nessuno, anche se effettivamente così non è, perché un po' di timore ce l'ha sempre, non certo. Tanto per se stessa, perché nessuno le può fare più niente a 90 anni, quanto invece ancora per parenti, amici, però ormai dopo 70 anni e gli attori di quegli avvenimenti non ci sono più, quasi, o sono novantenni, per cui non si può... Però il fatto che la signora ne parli dimostra che non ci vogliono grandi titoli di studio per poter avere coraggio e affrontare la verità storica. Ci vuole semplicemente una spina dorsale e una capacità intellettiva che sia coerente, che sia anche libera da diverse classificazioni politicizzate, meglio dire, non politiche ma politicizzate. E la signora ha avuto questo coraggio, questa correttezza e questa limpidezza di idee nel raccontare i fatti, facendo nomi, cognomi anche di coloro che sono stati infoibati e di coloro che l'hanno infoibato, dicendo che spesso erano anche loro vittime due volte. Coloro che si sono comportati in questa maniera sono stati pure loro vittime ben due volte. La prima volta in quanto prelevati per fare certe cose, sì. La seconda volta perché costretti a farle, motivo per il quale naturalmente il silenzio è stato totale anche da parte loro. Ma qual è il problema vero di quando non ci raccontano gli eventi come sono andati, di quando ci nascondono la storia? È che si può ricadere nello stesso problema, si può ricadere negli errori perché non ci raccontano come sono andate le cose, e questo è il nostro intento. Prevenire anche in qualche modo. Il messaggio che vuole dare questo libro e che vuole dare alla signora Gina è proprio questo: fare in modo da raccontare i fatti per evitare che si ripetano nello stesso modo. E disgraziatamente proprio nei nostri giorni si stanno verificando gli stessi avvenimenti che si sono verificati, sì. Allora quindi significa che la storia si dice che è maestra di vita, ma in effetti non lo è, o almeno non lo è se non la si conosce. Alcuni poi la narrano come vogliono, e allora a quel punto la storia la fanno i vincitori, si dice, non la definizione. Io, chiudendo questo libro, ho finito il libro con una frase dove dico che la possiamo dire, del resto sì, chi comprerà il libro si troverà questa frase già, e dice: la storia la fanno i vincitori solo se gli sconfitti non parlano. In questo caso gli sconfitti, cioè coloro che sono fuggiti sono stati costretti a fuggire dall'Istria per non essere infoibati, sono stati costretti a stare zitti perché altrimenti anche loro avrebbero potuto essere tacciati di atti che magari hanno commesso, ma che loro malgrado non potevano confessare. Hai fatto anche grandi divulgazioni di questo libro. La speranza sarebbe sicuramente, anzi proprio il nostro intento, è che possa arrivare nelle scuole, che possa essere utilizzato proprio come libro didattico, perché si possa insegnare finalmente questo pezzo di storia importante ai giovani e ai ragazzi. Io devo dire che nella edizione precedente è stato già acquistato dai ragazzi, abbiamo fatto l'incontro con l'autore, e i ragazzi hanno fatto delle recensioni, delle domande eccezionali. I ragazzi sono non curiosi, ma sono bramano di conoscere la verità, e il fatto stesso di sapere che questi fatti sono stati tenuti volutamente nascosti, ha detto il presidente napoletano, che affermò che sulle foibe ci fu una congiura del silenzio, e aggiunge, non dobbiamo tacere assumendoci la responsabilità di aver negato o teso di ignorare la verità per pregiudizi ideologici. Ecco, il pregiudizio ideologico o il coinvolgimento di partiti politici
del dopoguerra, tutti inclusi, nessuno escluso, il coinvolgimento, e ha fatto sì che invoibando la verità, come hanno detto i ragazzi a scuola, invoibando la verità, credevano che, che tutto potesse passare così inosservato. Ma c'è un proverbio in Sicilia che dice che la verità, il tempo è galantuomo, e la verità a un certo punto viene a galla. Bene, in questo caso la verità, dopo decenni, finalmente sta cominciando a venire a galla. I ragazzi e i professori, devo dire, non si vergognano al dire che non conoscono l'argomento, perché non è stato mai trattato da qualcuno. Se non fosse stato per la signora Gina, ma neanche io sapevo tutte queste cose. Io, la mia curiosità ha cercato semplicemente di spronare, io sono stato una sorta di levatrice che ha fatto venire fuori la verità dei fatti, mettendoli in maniera cronologicamente adeguata. Ma i fatti è stata la signora a raccontarli con una semplicità, e non solo, senza astio, senza odio, senza rancore, con una serenità e con una tranquillità veramente di una donna di novantenne che vuole, prima di lasciare questa vita, ha detto lei: io voglio raccontare i fatti perché non voglio assolutamente che questi fatti si ripetano. Mentre invece noi abbiamo visto che addirittura delle foto, no? C'è un'immagine veramente eloquente e sconvolgente che tu mi hai mostrato prima. Ce l'ho anche a colori. Ecco, questa immagine riprende una bambina, non so se la potete... Sì, prova a tenerla così, ecco, così la posso inquadrare magari. No, se la giri hanno difficoltà, ecco. A Verga... in quale? In questa? A Vergarolla, che è stata una strage che è stata commessa nel 1945, quindi a settembre 45, quindi a guerra già finita, e centinaia di morti, di cui, come vedete, c'è un signore che prende una bambina addirittura decollata perché le è saltata la testa. Quindi questo è un fatto gravissimo che riporta che cosa? Quell'altra fotografia che è stata pubblicata, che tutti conosciamo, di quel turco che ha preso quel bambino annegato proprio nella spiaggia della Turchia. Quindi, come vedete, i fatti si ripetono esattamente anche nelle immagini. Questo è quello che si deve fare, il messaggio che si deve dare ai ragazzi attraverso le scuole, perché la storia, per evitare di ripetersi, si deve conoscere. E un popolo che non conosce la propria storia non ha il proprio passato, non ha speranza per il proprio futuro, nel senso che ripeterà gli stessi errori. Quindi questa speranza di miglioramento, di evitare gli errori del passato, scompare, perché è una storia che non si sa. Quindi questo messaggio è importante, che la signora ha voluto dare non solo a me nel momento in cui mi ha raccontato questi fatti, che dobbiamo dire non conosceva neanche il figlio ha conosciuto, esatto, questi fatti leggendo il libro, e la prima ad aver letto il libro è stata proprio la signora, perché io ho voluto prima convincermi che quello che io avevo scritto non l'avesse travisato a modo mio, ma fosse invece una fotografia del passato, degli avvenimenti passati, per evitare che si ripetano. Ma disgraziatamente questo non serve a niente, perché i fatti si stanno ripetendo in questi giorni nella stessa maniera. Ecco perché è interessante conoscerlo e, esatto, divulgarlo anche nelle scuole. Ed io concluderei l'intervista con una frase che tu scrivi qui proprio a conclusione del libro: un popolo che non ha memoria del suo passato non ha speranza del suo futuro. Certo, infatti è questo. E devo anche dire una cosa, che i ragazzi sono andati anche oltre nelle loro recensioni, nei loro DVD, nelle scuole, perché hanno fatto DVD, hanno fatto... noi abbiamo in provincia di Agrigento, noi abbiamo fatto attraverso la provincia di Agrigento, varie scuole, la Società Agrigentina di Storia Patria, Penna Sottile, che è un'associazione culturale, e le scuole, abbiamo anche fatto nei giorni scorsi, abbiamo dato, consegnato loro degli attestati per tutti i lavori di approfondimento che i ragazzi hanno fatto, proprio perché loro ci tengono a dire: vogliamo sapere questi fatti, li vogliamo conoscere, e hanno addirittura fatto delle interviste che sono state divulgate dalla provincia di Agrigento, dalla provincia regionale di Agrigento, alle scuole, perché tutti possano sapere questi fatti per evitare di ripeterli. L'Istria di Gina, le foibe e l'esodo. Grazie mille Giuseppe Crapanzano per essere stato con noi. Grazie a voi.
auguri per il futuro. E auguri soprattutto per il libro. Grazie a voi.